Eccoci qui, entriamo nella casa del Grande Fratello 2010. Una doppia porta, isola con l'entrata, un soppalco all'interno che dà al piano di sopra, che mostreremo successivamente. Un grande specchio all'entrata, ferro da stiro, aspirapolvere, seggiolini, asse da stiro, tutto quanto. Poi entriamo nell'androne, una grande entrata. Quest'anno terremo suddiviso il cesso, propriamente detto cesso. Gli uomini, le donne devono tirare su con un pulsante da sopra per mandare sull'acqua. Distinto dal cesso abbiamo in un'altra stanza separata lavandino e una bella doccia vasca con termosifone e interno zebrato per il gusto 2010. Proseguiamo lungo il corridoio ed eccoci arrivati in cucina. Questa cucina che ancora non si conosce da dove, non si sa da dove si accende, mostreremo solo in un momento successivo. Un bel frigo vuoto. Proseguiamo dall'altra parte della casa, lì la stanza delle confessioni, altri posti bloccati. Eccoci sotto questo androne, il salone così disposto per trascorrere le serate. Ecco, con sopra il soppalco e la stanza delle donne, dove dormiranno tutte le donne, ma mostreremo in fase successiva. E questo salone si trasformerà in camera per uomini, e qui la coppietta di turno. Mostriamo al piano superiore, facendo le scale di cui prima vi avevamo parlato, sì, qui sopra ci metteremo le donne perché è un soppalco e deve resistere. E vedete che già dalla prima sera le donne fanno le loro azioni zozze. Le sozzerie. Bello sul palco. Gli uomini da sotto sentono, vedono, non vedono, intravedono. Va bene. Un saluto a tutti dal Grande Fratello.